Ciao a tutti ragazzi e ragazze, oggi sono qui per parlarvi del tonico, il tonico che molto spesso viene trascurato, male male male. Oggi vi parlo appunto della sua funzione e del perché è importante utilizzare il tonico. Noto infatti troppo spesso che magari non si utilizza, cioè uno step che si bypassa pensando che magari sia inutile o che serva solo a rinfrescare. In realtà qual è la vera funzione del tonico? Quella di riequilibrare ovviamente il pH della pelle, che come sappiamo il nostro appunto è 5,5. Per questo motivo, dopo la detersione, noi abbiamo bisogno di applicare il tonico proprio per riportare la nostra pelle a livelli ottimali. Ora, cosa succede? Avete visto nell'anteprima probabilmente Mister Puro, ed è il modo in cui l'hanno spiegato poi anche a me quando ho fatto ovviamente i miei vari corsi. Si parte ovviamente dalla detergenza, per cui è fondamentale capire il tipo di pelle che si sta comunque curando e così via. Lui quindi sarà il nostro Mister Puro. Allora, come potete vedere, questo bellissimo disegnino qui, io non sono molto brava a disegnare, so solo colorare, mi diverto tantissimo. Questo simpatico appunto poro è il poro della nostra pelle, quindi per intenderci, per fare un paragone molto facile, i pori dilatati che abbiamo per esempio vicino al naso. Ora, questi vi prendo questi ad esempio perché sono quelli a noi più visibili, magari. Come potete vedere, sono proprio dei piccoli crateri, no? Dove si infila tutto lo sporco che noi possiamo accumulare durante la giornata, lo smog, insomma, qualsiasi cosa con cui noi entriamo in contatto, fa sì che comunque la nostra pelle si sporchi inevitabilmente. Quindi, che cosa accade? Noi abbiamo la nostra pelle qui in superficie, che è questa lineetta zigzag che vi ho fatto vedere, che comunque è aggredita dallo smog e da tutto ciò che ci circonda, e quindi quello è lo sporco che vedete in superficie. Però non ci dobbiamo dimenticare che qui dentro, quindi proprio qui, è comunque tutto sporco, quindi è tutto ciò che sta più in profondità. Il primo step che noi facciamo di solito è quello di utilizzare appunto latte detergente, soprattutto la mattina per pulire. Tuttavia noi con quello rimuoviamo solo lo strato iniziale, solo lo strato più superficiale, e quindi noi andiamo a rimuovere questo qui, ma non questo. Per rimuovere questo è necessario l'utilizzo appunto del tonico. Quindi che cosa si fa? Si prende il dischetto di cotone, lo si imbeve un pochino di tonico e lo si picchietta prima su tutta la pelle in maniera tale un pochino da riattivare la circolazione, ma cosa ancora più importante, si fanno dei massaggi con movimenti circolari proprio intorno, per esempio a naso, mento, scusate, mento e fronte, quindi i punti dove ovviamente i pori dilatati sono più evidenti e comunque dove è necessario pulire più a fondo. Io vi assicuro che da quando comunque ho introdotto il tonico nella mia vita, potremmo dire così, in realtà io lo utilizzavo già da prima, però non avevo compreso appieno la sua funzione, ho notato la mia pelle molto più pulita. Ovviamente con il tonico poi la pelle è più reattiva, quindi è più pronta a ricevere anche altri trattamenti come la crema idratante dopo e così via. Quindi questa è la funzione del tonico e serve a liberare anche i nostri pori, oltre che a riequilibrare il pH appunto della pelle. Spero di essere stata abbastanza esaustiva. Io vi mando un bacione, ovviamente per qualsiasi cosa lasciatemi un commento qui sotto. Vi mando un bacio e alla prossima. Ciao a tutti!